Quando ero piccola, più o meno sei anni, ogni volta che mia mamma non mi voleva fare qualcosa o mi sgridava, io mi mettevo sotto al tavolo in cucina, piangendo e lì, E mia mamma era costretta a pulire il mio piscio. Un giorno successe, e mentre pisciavo, piangevo sotto al tavolo e mia madre mi urlava contro, mentre mia sorella rideva, bussò la vicina di casa, bastarda, che non sta mai zitta per chiedere una cipolla. E quando venne in cucina, mi vide sotto al tavolo con le lacrime e il piscio, giallo che mi circondava, non dimenticherò mai la sua espressione. Il giorno appena è suonata la campanella dell'intervallo ho subito tirato fuori il panino che la mia mamma mi aveva preparato, ma mentre lo stavo mangiando arrivò un bambino dell'altra classe che mi disse che ne voleva un pezzo. Io gli dissi di no, e che se voleva un panino doveva dire alla sua mamma di prepararglielo. Lui si mise a frignare e mi fece cadere il panino per terra. Allora io mi incazzai, lo spinsi a terra e iniziai a pestarlo, ma subito dopo arrivò la bidella a separarci e mi mandò dal preside. Dopo avergli spiegato la situazione, ha comunque deciso di licenziarmi e di denunciarmi. Brutto bastardo, mi vendicherò. Avevo 5 anni ed era venuto a casa mia l'amico di mio fratello. A un certo punto mio fratello dice "La puttana di tua madre" e io vado a chiedere a mia mamma che cosa volesse dire. Lei mi dice che lo avrei scoperto più avanti e rimango col dubbio finché l'amico di mio fratello non se ne va e lo chiedo a lui che mi risponde ridendo che una puttana era una donna che aspettava i vari veicoli per poi salirci e io contenta di aver scoperto il significato me ne vado. Una settimana dopo circa uscì con mia mamma e mio fratello e quando passammo dietro la fermata io urlai guarda Mattia c'è una puttana come la madre del tuo amico e tutti quanti mi guardarono appena siamo arrivati a casa mia mamma uccise di. Mazzate mio fratello perché quella era la, la nostra vicina. E niente, ci siamo trasferiti. In terza elementare arrivò una nuova bambina in classe e me ne innamorai subito. A volte durante le lezioni notavo che si girava a guardarmi e appena incrociavo il suo sguardo si rigirava velocemente diventando tutta rossa. Anche quelle poche volte che ci parlavo durante l'intervallo arrossava un sacco. Ero strafelice di sta cosa, infatti un giorno le feci trovare sul banco un bigliettino con scritta la solita frase. Vuoi metterti con me? Sì, no. Avevo paura di vedere la sua reazione, quindi nel frattempo che leggeva andai in bagno. Quando tornai c'era lei in lacrime e tutte le compagne che la consolavano. Mi venne incontro una di loro e mi disse che piangeva per colpa mia perché non le piacevo affatto. Ma come, ma allora che cazzo continui a fissarmi durante le lezioni, perché cazzo diventi sempre rossa e ridi quando ti parlo, ma come cazzo fai a dirmi che non ti piaccio porco? Quando ero alle elementari, tutta la classe non vedeva l'ora che la professoressa di scienze ci spiegasse l'apparato riproduttore per farci due riasate. Così io quel giorno le chiesi per la millesima volta, maestra oggi spiega l'apparato riproduttore, e lei a caso mi rispose, hai proprio voglia di riprodurti. E io le risposi: no, maestra, che schifo. E fin qui ok, ora ho 16 anni e l'altra sera ero in un vicoletto a baciarmi con un ragazzo e questo mi stava palpando potente il culetto. E visto che sto coglione rimbambito pomiciava con gli occhi aperti ad un centro, punto, mi ha detto: basta ci sta fissando una signora. Io mi sono girata e ho visto che era quella milf della maestra, e facendo riferimento alla frase che le dissi anni fa, mi: di sé per fortuna che non volevi riprodurti. Porca Troia ma sta depravata, che figura di me. Alle elementari c'erano due bidelli, un maschio e una femmina, Roberto e Simona, fatto sta che io e la mia classe odiavamo Roberto perché puzzava. Un giorno durante la ricreazione Simona ci chiese di portare due fogli da Roberto che stava nel piano di sopra, premessa, tutti si confidavano molto con Simona me compresa, io dato che mi fidavo molto di lei le dissi testuali parole. Io sono sincera con te, io e tutta la scuola odiamo Roberto perché puzza come un maiale. Lei si mise a ridere e solo in quarta elementare scoprimmo che erano sposati da otto anni e avevano due gemelli. Aiuto, che figure di merda! P.S. Quando l'ho scoperto, non ho più rivolto la parola a Simona e volevo sotterrarmi. All'asilo ho avuto più fidanzatine di quante io ne abbia avute in tutto il resto della mia vita. C'è stato questo periodo in cui stavo con questa bambina che mi piaceva davvero tanto, infatti le facevo sempre un sacco di disegnini che la ritraevano e poi glieli regalavo. Siamo anche stati eletti dalla maestra la coppietta più bella della classe, tutti ci ammiravano un sacco. Un bel giorno lei entrò in classe dicendo che doveva dire una cosa, quindi la maestra ci fece riunire tutti per ascoltare quello che doveva dirci. Una volta avuta l'attenzione di tutti disse: Mi sono innamorata di, nome che non è il mio, e tutti si sono messi ad applaudire. A quanto pare il fatto che lei già stava con me non fregava un cazzo a nessuno, neanche alla maestra. Quella che doveva essere la mia fidanzatina si mise quindi con quello che doveva essere un mio amichetto. Se guardi questo video sappi che mi hai spezzato il cuoricino, brutta puttana. Il primo giorno di prima superiore conobbi un ragazzo della mia classe abbastanza bono. Già da subito abbiamo iniziato a scambiarci occhiate e sorrisetti. Io ero sempre più presa da questo ragazzo, e il sentimento sembrava ricambiato. Dopo qualche mese abbiamo iniziato a sentirci per poi fidanzarci, essendo che stavi iniziando a diventare una cosa seria, ne ho parlato con mia madre. Alla fine del discorso mia madre mi chiese il nome del ragazzo. E niente ho scoperto di essere fidanzata con mio cugino. Un giorno, nella lezione di spagnolo, io e la mia migliore amica ci stavamo rompendo il cazzo del prof che spiegava perciò ci siamo messi a parlare con una mosca. Soprannominando la Monica, ad un certo punto il prof si rese conto di ciò che stavamo facendo e iniziò a dire: Io non ce la faccio più in questa classe, c'è chi urla, c'è chi si fa i fatti suoi, e gente che parla con le mosche. E niente, che figura di merda, volevamo sotterrarci.